Mi piace passare le giornate camminando e farei una vita così. La vita che faccio, se non ci fosse il camminare, sarebbe già stata, mi sarei già sparato veramente da molto tempo. Io ho bisogno di camminare 2 ore al giorno. Per fortuna che lì a Brighton sono le colline che salgono su e giù. E credo che non ci sia altro motivo se non che si va a vanvera. Che il camminare è un andare a vanvera, non c'è nessuna meta, nessuno scopo, non c'è neanche un problema di muscoli. Mi è rimasta la muscolatura di quando giocavo a pallacanestro, un po' per quello, ma il camminare è tutto. Devo dire, per esempio, che mi piaceva stare con gli africani proprio per il fatto che li vedevo portare dei sacchi, sacchi, questo, quest'altro. Di qua e di là e camminavano tranquilli, sempre tranquilli, passo passo, senza spingere mai. E quello mi sembra l'ideale della vita, se uno potesse vivere così, invece di vivere seduti. Quando ero giovane, che scrivevo dei libri, ho capito che il modo migliore era di stancarsi tanto, 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 tanto. E dopo, stanchissimi, mi inizio a scrivere. Ma scrivere solo per mezz'ora, perché sei così stanco che più di tanto non puoi andare, e poi basta. Facevo queste camminate, cominciavo la mattina alle 9, facevo il giro di tutti i colli bolognesi. Tornavo a casa alle 5, che ero stanco, morto effettivamente, e mi davo mezz'ora per scrivere, solo quella mezz'ora lì, senza riguardare cosa c'era scritto. E in un mese ho fatto il libro. Lo stesso, i narratori delle pianure, facevo questa cosa, insegnavo il pomeriggio, fino alle 3, alle 4. Alle 4 la regola era che dovevo andare di corsa, era inverno, mi ricordo, e quindi andavo in giro con la giacca, senza il cappotto. E facevo una corsa di, sono stati 2 chilometri da casa mia al Dams, no? Arrivavo stanco, morto, e lì mi davo anche lì mezz'ora, se queste novelle non stavano bene, mezz'ora via, no? E questo credo che sia un metodo, come un altro, per non essere consapevoli o voler essere consapevoli o voler fingere della consapevolezza e lasciare che le parole vadano avanti per conto loro. Robert Walser è sempre stato un nomade, camminatore, anche quando abitava in città o quando stava in campagna e poi anche quando è stato in manicomio. La questione è che io non leggo il tedesco abbastanza bene da seguirlo nei suoi estri di camminatore, perché anche quello è un estro, no? Nel camminare. E quindi l'ho sempre letto in traduzione italiana, salvo tante volte che mi sono messo a tradurne dei passaggi. Quando stavo in Germania ne ho tradotti vari passaggi, e poi soprattutto Walser, ecco, se c'è una cosa che mi attira verso Walser, ma purtroppo non riesco a penetrarlo, sono questi suoi microgrammi, dove evidentemente c'è proprio questa cosa a cui punto, che è il fatto che nello scrivere si perde lui, si perde, e questo perdersi è proprio come un camminare a vanvera, un camminare a vanvera, andare per sentieri, eccetera. L'altra cosa di Walser, che per cui, Walser, tra virgolette, che gli svizzeri non sanno neanche chi è, no? Questi svizzeri maledetti hanno tutti i soldi che vogliono, ma dire Robert Walser, chi è Robert Walser? No, ma non sanno chi è Robert Walser.
cosa che mi fa incazzare immediatamente, subito. Vabbè. E ciò nonostante, insomma, volevo dire che c'è qualcosa di proprio di molto sano in questo aspetto di Valzer, cioè seguire l'andare della penna, perché questi microgrammi sono proprio la penna che si capisce che lui scrive tanto in piccolo scriveva tanto in piccolo che per anni la gente ha creduto che fossero scarabocchi. E finalmente ci sono stati due che hanno detto no, no, sono cose, proprio, sono sue cose che scrive. E no, scrive e va via con la testa. E questo andare via con la testa è veramente il parallelo dell'andare a camminare, quando si va a camminare d'estate. Poi il fatto che è meraviglioso di morire sulla neve, così, tra la neve e fa. Questa è una cosa che gli invidio, no? C'era un periodo che mi invitavano tutti gli anni alla festa, alla sagra del manicomio di Imola, dove io andavo e c'erano queste matte che volevano ballare con me e dopo mi portavano sopra nel camerone e facevano vedere che quello là, tal dei tali, si teneva le donne nude sotto il materasso e dicevano che cretino che è, vedi che cretino che è. Allora quelli, ecco, erano, guardandole così, sentendole parlare, eccetera. Secondo me era il contrario di un fatto di pazzia. È qualcosa che ci sono dei momenti in cui questi due aspetti che noi consideriamo il normale e il pazzoide hanno dei punti di contatto e di salute, così. Basaglia, che conoscevo bene, che era una brava persona, una persona onesta, una persona appassionata, pazzo duro, perché dormivamo insieme nella stessa camera ed era come dormire con uno proprio che c'ha il demone dentro, che diceva ecco, quanto era Basaglia a letto, dormendo, e io accanto gli dicevo allora, sì, lo faccio sempre. Ecco, si capisce che c'è qualcosa lì, no? Nel fatto del fare quel mestiere lì e del senso del guarire. Credo che da giovane ho accettato il fatto di essere l'idiota, il cretino della famiglia. E credo che questa cosa sia cresciuta, no? Di essere il cretino della famiglia. Sia mio padre, per esempio, o mi dava delle cinghiate, oppure io gli dicevo, tanto non mi fai male, non mi uccidi, quando mi dava le cinghiate. E allora naturalmente passavo per un idiota, no? Così davanti a lui. Oppure lui mi diceva, appunto, sei stupido, tu sei stupido. E credo che anche mio fratello mi abbia sempre visto un po' sul lato dello stupido. Lo stesso Ermanno Cavazzoni, che è uno dei miei più cari amici, credo che, cioè, ha fatto una sua teoria, che si arriva solo fino, io sono a una certa età, poi basta, nella crescita. Io sono arrivato solo fino a 18 anni, mentre lui è 21. E lui mi vede un po' come un idiota che si è bloccato a 18 anni. E glielo concedo, probabilmente avrà ragione lui, che sono un idiota che si è bloccato a 18 anni. Non so però cosa voglia dire questo fatto del diventare più sani, non lo so cosa voglio dire.
So cosa credo di saperlo cosa voglio dire quando si vuol bene a qualcuno, ecco. Quel fatto di voler bene a della gente, qui non mi sembra una cosa dove si sta bene col corpo e con tutte le altre cose, ma però succede raramente. Fin da bambino, quando avevo 7 anni, 8 anni, stavo sul piave, uscivo di casa la mattina, tornavo a casa a mezzogiorno per mangiare qualcosa, mangiavo qualcosa in fretta e correvo via mangiandolo, poi non tornavo la sera a mangiandolo ancora e poi tornavo fuori di nuovo la sera, no? Con i pattini o senza pattini, così. Quindi questa cosa viene dalla mia famiglia, che mi ha concesso questo fatto di non sorvegliarmi. Erano altre epoche, erano anche epoche in cui sì, c'era pericolo, ma io, come ho detto in quella cosa scritta da Nunzia, io dovevo fare 5 km a piedi lungo il Piave per andare a scuola e c'erano i tedeschi con le mitragliatrici puntate sotto, come si dice, Sul greto. sul greto, no? Della strada, e io ci passavo davanti come se fosse una cosa qualsiasi, questo fatto del passarci davanti. Ma con queste cose, diciamo, non mi spareranno mica, no? Aspetta, non mi sembrava. Ma però questa cosa di star fuori dalla mattina alla sera è quella cosa che mi ha portato poi la gioia, la contentezza di farvi dei documentari è stata quella, che stiamo fuori dalla mattina alla sera con questi amici con cui siamo diventati fratelli in qualche modo, no? Con Muran, Lamberto Borsetti, Guglielmo Rossi, ecco, Luca Boelli, siamo diventati fratelli perché stare fuori dalla mattina alla sera ti unisci in un modo come nient'altro. Al limite di una città cresce l'erba, le scarpe incespicano tra le macerie e i fili spinati. Qui a Pasadena si vedrebbe un cimitero delle automobili. Gli eucalyptus, solo gli eucalyptus non invecchiano mai. E la flagellazione di Piero. Dove Dante morì sorgerà un grattacielo, la stazioncina rifatta nuovo. Le carrozze con i cavalli isteria all'inglese, e il chiasso di mezzogiorno, campane. Quando suona l'alto sax, potevo dimenticare tutto e perdonargli, ma non sarà più come allora. In questa regione d'Italia che si chiama Emilia, perché Emilio si chiamava l'imperatore, che fece la strada che la attraversa. La campagna è piatta come un discorso banale e Santa Apollinare invasa dall'acqua piovana, santi e imperatori che assomigliano alla Guido dal bel nome, Marcello. Abbiamo visto la costa e il mare, tetti di ciottoli, alghe sperdute e il mare che si sente di notte, tutta la notte. Qui i bambini nutrono i cani e puliscono le reti, natura e sobrietà. Il mondo è un grande ospedale e questi con le loro biciclette sono tutti pescatori plein air. Sentono il mare di notte e oppongono natura e sobrietà. Tralasciando molti particolari, la principessa Marfisa era una mangiatrice d'uomini, mentre le case rinascimentali, costruite in mattone rosso, nascondono un grande passato
le ragazze vanno in bicicletta ed è statico come sono dolcissimi. Ogni ordine perduto conserva il suo ritmo nella distanza dei paracarri nobiliari in via Ercole Primo d'Este. Narcisa, questa vorace femmina, con 5 amanti nel letto, ogni donna può essere soddisfatta. Savonarola, un luttero italiano. Cosumitura, un uomo delle pianure, da PV, pagina 1523. Ma cosa ha visto oltre a tutto questo? Non capisco bene, signore. Ma cosa ha visto oltre a tutto questo? Ragazzi con le mani in tasca che passeggiano per una via centrale, parlando di vittorie sull'altro sesso e aspettando di farsi lustrare le scarpe. Quello che so è che non c'è scampo. Tra 1000 anni forse i duchi ritorneranno, ma non sarà più come allora. Gli eucaliptus, solo gli eucaliptus non invecchiano mai. Ricordo questa piazza, signorina, quando il duce era tra noi, 60.000 persone alle porte della città, i braccianti con i loro mantelli, tutti incolonnati. Ma il duca d'Este che disse? Ah, che affascinante passato! E tutti ad applaudire il loro duca. È molto pondiana, no?